Dragon Puppet c'è. Ecco qui come è uscita la fine nuova. Ora ricalco tutto perché è a metà. Per ora ho ricalcato queste parti qui. Adesso manca l'occhio, dai fare il naso e questa parte qui sopra, non ho idea di come si chiami, però questa qua sopra, dopo vi spiego. Ecco. Questi, tutti questi pallini lì, devo tutti ricalcarli, non ci ho pensato quando l'ho fatta, quindi adesso mi tocca ricalcarli. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Esatto, stare così non è proprio pratico perché c'è qua la bottiglia che mi deve tenere il tablet. Credo che così vada bene. Quindi faccio sempre i Dragon Puppets, sì, perché si chiamano così. Dragon Puppets, e a volte mi escono male, a volte mi escono bene. Questa qua mi fa addirittura che batte l'una perché mi piace molto. E non so ancora come chiamarla. È una femmina, sì. E devo ricalcare tutta l'altra parte, quindi devo Saturno, scendi bene. Cos'è? Vabbè, ci ho provato almeno. Sta bene, mi saranno problemi perché non va. Quindi devo ricalcare tutto. Facciamo una cosa. Che cambia te. Dove la vedete uguale, ma in realtà è diversa, è un'altra? No, non va lo stesso. Quindi continuiamo con questa nuovamente. Per ora è così, mi manca da ricalcare la parte qui sopra. E dopo ve la posso far vedere. Quando coloro. Sono noiosa a fare così. Stare qua a colorare, sì, a colorare, di passare per 10 ore. No, ok. Manca l'occhio e il fiocco di neve. Poi questa parte qui. Che non so cosa sia. L'ho fatto. Facciamo una cosa. E manca quello, l'occhio, sì, qua ho fatto la prova perché ho due penne uguali, adesso non mi ricordo, l'ho mischiato perché non mi ricordo più quella che devo usare e devo ricalcare tutto l'occhio, fatemi gli auguri e poi lo metto su questo coso per la base iniziale. Bene, ho ricalcato il fiocco, prima ho ricalcato, adesso passiamo l'occhio. No, no, ho uscito male, è entrato il cosino in me. Perché? No, vabbè, ce l'ho fatta. Non sto piangendo, raga, sto facendo finta di piangere. Però, no, si vede un botto. Dai, però è uscito bene. Aspetti, il coso qua, perché era da coprire la videocamera, ma io non lo uso, perché se no non fa il video. Ed è così. Sì, ho scritto in inglese, perché ho voglia. E questo è il drago. E adesso vi faccio vedere l'una, la vado a prendere. Dragon Puppets. Sì, sti fermi. Lady Roya Luna. Ho preso l'una, aspettate. Intanto c'è pure Tuli. Fatto. C'è fatta. Ecco qua l'una. È così. Qualcuno che è così, cioè che non so ancora come chiamarlo, non lo so. Coloriamo con i pastelli, perché con i pennarelli no, perché sennò poi si piega tutta e non ho voglia di tenerla come Multi Dragon Puppet, che è come una che aveva la... Ok, come Rainbow, che vedete l'ho colorata qua con i pennarelli, è successo un casino, infatti si arrotola. Non so come, perché forse non ho schiacciato con il libro prima. Vabbè, mettiamolo un attimo là. L'una invece non è rimasta. Facciamo una roba. Che la rimetto così pure questa. Ok. Ora devo assolutamente spegnere il tablet perché... Sì, stoppare. Perché devo colorare l'occhio. E se esco fuori di un millimetro, si vede l'universo. Quindi è meglio non sbagliare. Non voglio mettere la mano contorta, scusatemi. Ma dopo vi faccio vedere come coloro altro. Qua però ci serve
Dun, dun, dun. Questo qui, che io odio il pennarello, odio i pennarelli. Perché succede quella cosa, ma solamente se i colori qui si arrotola tutto, pure sulle orecchie. Infatti lo uso per lì in mezzo, ma questo coso non va. Infatti, quando io faccio così, non va. Devo fare così, piano. Vedete che va a bomba? Cioè, quindi devo prendere questo qua dal tutto di scuola. Oh, ma sì, ce l'ho. No, pure questo qua perché non andava quell'altro. Perché io i neri li esaurisco subito. Vediamo come sarà. Ed ecco qui. Fatto. Sì, vabbè. L'occhio e il naso con le ombre. Sfumato di luce. Coloriamo quello, il fiocco. Ho scritto Saturn, volevo Saturno, perché non lo sapesse, ma penso che lo sapete tutti, no? Va bene, devo spostare un pochino di qua il foglio. Sì, con i pennarelli. No, sì, con... vabbè, non so più parlare. Pastelli, come mi metto? Ragno, no, ho paura dei ragni, come li metto? Così. Va bene, lo colore di azzurro, perché azzurro è il mio colore preferito, ma si sa, no? Faccio tutto azzurro, quindi... Qual è il vostro colore preferito? Scrivetelo nei commenti. Io adoro l'azzurro, l'ho detto mille volte, però. No, 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 va bene, non va bene, non va bene, no, 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 non va bene quella. Non va bene, perché ogni volta che devo colorare con calma, invece quello sgorpio poi lì. Vabbè. Facciamo finta di niente. Ma come si fa a non fare finta di niente? Coloriamo. Coloro. Coloro. Perché sono da sola. Perché lo dire coloriamo quando sono da sola? Non so. Intanto se sentite una specie di rumori, perché o sbatto io. Sono io che sbatto il pennarello sul foglio, il pastello. Sul foglio. Oh, ce l'ho su questi pennarelli, eh? Il pastello sul foglio oppure Artù che passa. Cos'è quello con l'azzurro qua? L'occhio ovviamente qui azzurro. E deve essere azzurro, no? Se no che lupo. Sì, che lupo. Che volpe del ghiaccio è? Sì, questa qui è una volpe. Non è un drago. Cerchiamo di fare tutto perfetto. Non riuscendoci. Questo qua in mezzo però. Cosa devo fare? Ah, l'occhio. Devo. Oh. Come devo farlo? Così. Qui. In mezzo. Che scendere un pochino di qui. Ma sì, facciamo che scende. Partiamo con l'azzurro sfumato prima, poi in alto. Qua perché si intenzione di fare lo sfumato come luna. Che così ne vale la pena di cambiare preferito. E non voglio lasciare luna, è bella pure lei, ma in questo caso sì, perché non ci ho pensato prima di fare luna così come questa qui che sta per uscire. È troppo bella, cioè, mi piace tantissimo. Io ci metterò 10 ore a venirla, perché in più devo farla tutta uguale dall'altra parte, quindi fatemi veramente gli auguri. Ecco fatto. L'occhio finito. Oh, moto, basta passare. C'è la strada qua davanti, quindi ne sentite. Sì, facciamo finta che. No, no, non mi sto contorcendo. Ma va, non mi sto contorcendo tutta. Vabbè, è uscito così. Adesso devo colorare queste parti qui sopra. Quindi devo stoppare. Perché se vado fuori, come ho fatto con quel coso lì, col fiocco, mi arrabbio tantissimo, come avete sentito. Quindi, vediamo come sarà. Voilà! Oh, ma è caldo qua sopra. Vabbè. Ho colorato qui sopra, mi piace. No, non mi piace. È uguale a prima, per voi, ma per me no. Ecco, ho colorato anche questi cuoricini qui. Voi questa catena la vedete comunque bianca sul grigio, ma in realtà è arancione. Quindi... Adesso, problema. Fare le macchie qui sotto o no? Perché io volevo fare la guancetta. Ok, le faccio, va bene.
Ci vediamo dopo. No, vabbè, che cute! Ok, ho fatto anche le macchie qui sotto, sono le ricalco, mi piace tantissimo. Tu via. Questo, l'astuccio, via. E vi piace? Non è ancora finita. Cosa dico vi piace? Non è ancora finita. Quindi continuiamo. Macchiette ricalcate. Ora possiamo colorarle. Che dite? Facciamo le cose difficili col pennarello? Oppure per evitare di sbagliare cancellare. Ah, posso cancellare. È vero. Per evitare di sbagliare, farle con il pastello. Secondo me con le scelte. Ovviamente col pennarello, perché mi pentirò di questa cosa. Devo rifare le macchiette di questi tre colori. 4, sì. Rosa, viola, azzurro. Ah, ma voi vedete, tutto strano. E blu. Delle macchiette che vanno dal blu al rosa. Continuiamo. Ed ecco fatto. Mi piace. Qua c'è il cambio di colore intanto. Mi piace. Come se fosse bucata la pelle. Sì. Tutte le macchie lì. Mi piace. Olà. È scesa così ed è bellissima. Mi piace tantissimo. Basta cosa ciondolare. E la adoro. Questa qui me l'ha consigliata Anna con tutte le macchie qui sotto. Ecco, le ho messo tantissime macchie, tantissime, essere tipo un panda. Però io non è che sto proprio bene panda, eh? Quindi il prossimo sarà tipo panda. E questo qui invece è stato così pieno di macchie. Il nome lo sceglierò più avanti. Adesso ritagliamo e li facciamo un'altra parte. Infatti sono due fogli questi, uno sotto l'altro, e adesso la ritaglierò e poi la metterò qui sopra e farò i denti. Voilà, ritagliata con la forbice tutta arrotondata, con gli occhi della volpe azzurra, ed eccola qui. Intanto stavo pensando dei nomi tipo Zoe. Non lo so, dopo andrò su YouTube a vedere qualche nome. Snow Ice Alaska. Boh, vedrò. Ora prendere l'altra parte, metterla così. È così la sagoma di sa futura Snow, perché ho deciso di Snow. E adesso la ricalcherò tutta di qui. La ricoprirò. Voilà! Ricopiata. Questo qui sarà il piercing che avrà qui dall'altra parte. E questa qui è la parte davanti e la parte di dietro. Ora coloriamo. Ecco qui, ragazzi. Una e due. Le due parti sono finite. Adesso le devo incollare. Ecco fatto! Ha un po' il muso storto. Qua. Da fare un po' di esercizio. Eccola qui. L'ho finita. Mi piace? Sì, qua davanti dovrò realizzare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!